Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sale verso te questa mia preghiera a te ricorro, Vergine Maria, Madre di bontà, Regina di umiltà, tu speranza, non lasciarmi mai. Madre del cielo, bellezza infinita, tu luce di stella, sei pace di Dio, donna più bella fra tutte le donne, sei dolce madre mia. Tu Maria, che sei la vita mia, fra le tue braccia mi terrai, non abbandonarmi mai, tenera madre. Confiderò, le tue grazie aspetterò. Libro di Cielo, volume 18, 9 agosto 1925. Questo non ricambiare il Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode che la creatura fa a Dio. È un usurpare i suoi doni, senza neppure riconoscere da dove vengono e chi tanto l'ha amata. Perciò è il primo dovere della creatura, ed è tanto indispensabile questo dovere ed importante, che colei che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra difesa e il nostro interesse non faceva altro che girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create, per imprimere il suo ricambio di amore, della gloria, del ringraziamento per tutti, a nome di tutte le umane generazioni. Ah sì, fu proprio la mia mamma celeste che riempì cieli e terra del ricambio per tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione. Dopo di lei fu la mia umanità che compì questo dovere sacrosanto, a cui tanto aveva mancato la creatura e che mi rese propizio il mio Padre celeste verso l'uomo colpevole. Sicché furono le mie preghiere e quelle della mia inseparabile madre. Non vuoi dunque tu ripetere le mie stesse preghiere? Anzi, perciò ti ho chiamato nel mio volere, affinché ti associ con noi e segua e ripeta gli atti nostri.
18 volume, 15 agosto 1925. Dopo ciò mi sono messa a pensare alla festa della mia celeste mamma assunta in cielo. E il mio dolce Gesù, con un accento tenero e commovente, ha soggiunto: Figlia mia, il vero nome di questa festa, con cui dovrebbe chiamarsi, è la festa della divina volontà. Fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli col suo creatore, che fece uscire in campo le miserie, il dolore, e che mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Ora, questa creatura, regina di tutti, col fare sempre ed in tutto la volontà dell'Eterno, anzi, si può dire che la sua vita fu la sola volontà divina, aprì il cielo, si vincolò con l'Eterno e fece ritornare nel cielo le feste con la creatura. Ogni atto che compiva nella volontà suprema era una festa che iniziava in cielo, erano soli. Che formava come ornamento di questa festa. Erano musiche che spediva per allietare la celeste Gerusalemme. Sicché la vera causa di questa festa è la volontà eterna, operante e compiuta nella mia mamma celeste, che operò tali prodigi in lei che stupì cieli e terra. Incatenò l'Eterno con vincoli indissolubili d'amore, rapì il Verbo fin nel suo seno. Gli stessi angeli rapiti ripetevano tra loro: Donde tanta gloria? Donde tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in questa eccelsa creatura? Eppure è dall'esilio che viene. E attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vita operante in lei e tremebondi dicevano: Santa, 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 onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore e gloria è tre volte santa. Da colei che ha fatto operare questa suprema volontà. Sicché la mia volontà, che più di tutto fu ed è festeggiata nel giorno dell'assunzione in cielo della mia Madre Santissima, fu la sola mia volontà che la fece ascendere tanto in alto, che la distinse fra tutti. Tutto il resto sarebbe stato un nulla se non avesse posseduto il prodigio del mio volere. Fu la mia volontà che le diede la fecondità divina e la fece madre del Verbo. Fu la mia volontà che la fece, che le fece vedere ed abbracciare tutte le creature insieme, facendosi madre di tutti e amando tutti con un amore di maternità divina. Facendola regina di tutti, la faceva imperare e dominare. Onde in quel giorno la mia volontà ricevette i primi onori, la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione, ed incominciò la sua festa, che mai interrompe per la glorificazione del suo operato nella mia diletta madre. E sebbene il cielo fu aperto da me e molti santi stavano già in possesso della patria celeste, quando la regina celeste fu assunta in cielo, tuttavia la causa primaria era proprio lei, che aveva compiuto in tutto la suprema volontà, e perciò si aspettò colei che tanto l'aveva onorata e che conteneva il vero prodigio della santissima volontà, per fare la prima festa al supremo volere. Oh, come tutto il cielo magnificava, benediva, lodava l'eterna volontà, quando vide questa sublime regina entrare nell'Empireo, in mezzo alla corte celeste, tutta circonfusa dal sole eterno del volere supremo. La vedevano tutta tempestata dalla potenza del Fiat Supremo. Non c'era stato in lei neppure un palpito che non avesse impresso questo Fiat. E attoniti la guardavano e le dicevano: Ascendi. Ascendi più in alto, è giusto che colei che tanto ha onorato il Fiat Supremo
per mezzo del quale ci troviamo noi. Nella patria celeste abbia il trono più alto e sia la nostra regina. E il più grande onore che ricevette la mia mamma fu il vedere glorificata la divina volontà. Questi due meravigliosi capitoli ecco, lasciano senza parole questo del 18° volume della festa dell'Assunzione del 1925. È abbastanza famoso, un testo abbastanza conosciuto, che la festa dell'Assunzione dovrebbe chiamarsi la festa della Divina Volontà. Ci mediteremo un pochino. Cominciamo però a pensare al nostro essere ladri. Ladri. Ladri assolutamente esecrabili e indegni, usurpatori, frodatori. La Divina Volontà è agente operante in tutto. È agente operante in me che sto parlando, perché io adesso posso respirare, il mio cuore batte, le corde vocali si muovono, l'anima elabora pensieri attraverso un meccanismo che nessuno è riuscito a comprendere fino ad oggi. Sono scervellati filosofi, psichiatri, psicologi. Il pensiero comanda agli organi del cervello, ai neuroni e a tutti quanti i delicatissimi sistemi di trasmissione. Io posso parlare. La posso parlare perché sto respirando, respiro perché c'è l'aria. Posso parlare perché sulla terra c'è acqua e qualcuno ce l'ha messa. Posso parlare perché il sole splende e qualcuno l'ha creato. È impressionante pensare che la stragrande maggioranza delle creature, teniamoci, speriamo che basti dire questo e non arrivare alla quasi totalità, vive da ladro, non gliene importa assolutamente nulla, non ci pensa nemmeno a chi ha fatto queste cose e non gli ha mai detto un grazie. E vive rubando in continuazione, andando a succhiare, a sporcare, a disordinare tutto quello che tocca e che incontra, al fine di stare bene, come oggi tutti cercano di stare bene. Abbiamo avuto l'unica che si è presa, ecco, appunto, l'incarico di riparare i nostri furti. Alle nostre frodi. Alle nostre ingratitudini. Adesso dobbiamo pensarci, dobbiamo. E vivere nella Divina Volontà deve diventare un continuo, come quello di Maria, un continuo girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più alta, alla più grande delle cose più create, per imprimere il nostro ricambio di amore, ringraziamento nostro e anche per tutti a nome di tutti. Non dobbiamo essere preoccupati del fatto che Dio non ringrazia nessuno. Molto preoccupati. Più che preoccupati, molto occupati a farlo per tutti. E deve essere un continuo, nel cibo che mangiamo, nell'aria che respiriamo, in quello che facciamo, nelle creature che vediamo. La vita nella Divina Volontà è questa festa continua. Quando arrivano croci e tribolazioni, si dice un bel Fiat, si adora il Fiat Supremo e si continua però ininterrotto il canto dell'amore, di gratitudine, non guardando le sofferenze che si hanno, ma guardando agli infiniti doni che vengono dalla Divina Volontà e ricordando che le sofferenze
sono nel mondo, adesso lo vedremo, per quella stramaledetta, esecrabile, umana volontà. La facoltà spirituale della volontà è una cosa bellissima, è proprio l'impronta, è il sigillo della nostra somiglianza con Dio. Utilizzarla malamente è qualcosa di mostruoso, orribile. Bisogna ben considerare queste parole. La volontà umana che chiuse il cielo, spezza i vincoli col creatore e ha fatto uscire in campo le miserie e il dolore, mise un termine alle feste che la creatura doveva godere nel cielo. Questo fa. Non è tanto difficile credere questa cosa, a mio avviso. È in continuazione sotto gli occhi di chiunque voglia aprirli, tenerli aperti e semplicemente guardare quello che accade. Guardare quello che accade. E noi dovremmo rivolgere solo una preghiera, a mio avviso, alla Divina Maria, una sola. Che ci faccia venire qualcosa di quel tremito, di quella repulsione somma che ella ebbe nell'istante in cui fu concepita, verso l'umana volontà, che le fece pensare: mai, orrore, mai un atto di volontà mia, per nessun motivo. Se nel nostro cuore nascesse questo profondamente, totalmente, definitivamente, potentemente, immensamente, la nostra vita cambierebbe totalmente, totalmente. E diventerebbe una vita divina, una vita felice, una vita dove cominciano le feste ininterrotte, una vita dove andiamo formando soli che ritroveremo in cielo e che splenderanno per tutta l'eternità. È importante pensare queste cose. Noi pensiamo alla Madonna e dobbiamo pensare alla Madonna come la creatura più grande di tutti. Ecco, però noi sappiamo anche che lei era la più umile di tutti, la più piccola di tutti. Cioè la grandezza della Madonna non è qualche cosa di legata intrinsecamente, come dire, alle sue qualità individuali e personali. Lei non si offende quando si dice questo, ma è legata alla sua fusione con la divina volontà. È tutto qui. Perché quando lei entrava in paradiso nell'empirio in corpo ed anima, il cielo magnificava, benediva e lodava l'eterna volontà. Santa, 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 onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore. Ed ecco l'unica cosa che ha fatto grande la Madonna e che farà grande noi. E gloria e tre volte santa colei che ha fatto operare questa suprema volontà. Tutto qui sta il problema. Perché la divina volontà regna nella libertà. E chiunque non vuole farla operare le inibisce la possibilità di farlo. Nessuno che liberamente non scelga, non elegga, non ami, non faccia il possibile per imparare a fare di tutto, per vivere solo di volontà divina,
e nella volontà divina e facendo solo la volontà divina. Nessuno che non faccia questo ci vivrà. È evidente che questo comporta una grandissima operatività di tutte quante le energie, no? Ho detto recentemente che vivere nella divina volontà non è affatto quietismo inerte e passivo, anzi, però tutto lavora per creare in noi le disposizioni perché la divina volontà possa fare quello che vuole, veramente, di noi. Tutto ha potuto fare Dio con la Madonna, gli ha chiesto di tutto e di più. Non c'era sacrificio più grande che potesse chiedere a una creatura, non c'era amore più grande che potesse... Tutto ha fatto, tutto, tutto, tutto. Qualunque cosa succedeva, io me lo immagino questa Santissima Vergine, bella com'è, suo Fiat nel cuore, sempre Fiat a Dio, sempre Fiat, sempre Fiat, sempre Fiat, e con gioia. Anche quando la gioia si imperlava del dolore delle sue lacrime, che sono state tante, ma tutte quante piante nel Fiat. E piangere nel Fiat non solo che non è nulla di male, ma è molto meritorio. Perché è dolore e sofferenza santa, offerta. Anche Gesù ha pianto e non poco. Non bisogna piangere per motivi di volontà umana, che è il motivo per cui piangono quasi tutti. Ma piangere nel Fiat è cosa molto buona. Pensiamo attentamente. La vera causa di questa festa è la volontà operante e compiuta nella mamma celeste mia, che operò tali prodigi in lei che stupì cieli e terra. Altra preghiera che dovremmo fare molto in punta di piedi è più formularla a Dio come sogno che non come preghiera. È che ci faccia conoscere qualcosa dell'incanto di questa creatura. Noi sappiamo che la Madonna è Hortus Conclusus, giardino chiuso e fontana sigillata, dice San Luigi Monforte che solo chi attraverso una lunga purificazione si dispone a questo riceve da Dio la grazia di poter entrare nel mondo di Maria. Qualcosa ovviamente, perché è un mare talmente sconfinato che più grande di quello c'è solo la divinità, lo stato puro. Però penso che basterebbe affacciarsi in questo mare per rimanerne completamente stupiti, inebriati, santamente sconvolti, innamorati e quant'altro. Sarebbe una preghiera un po' troppo grossa, ecco, però... Sognare non può essere peccato, e quindi qualche sogno a Dio si può anche offrire, no? Si dice che i sogni sono desideri e a volte diventano realtà. Impressionante sempre per me pensare che questa creatura ha incatenato l'Eterno con i vincoli indissolubili d'amore. L'ha incatenato. L'ha incatenato. Nella consacrazione Totus Tuus si mettono le catene addosso. Perché? Perché noi vogliamo farci incatenare da Maria Santissima. Perché se stiamo incatenati a lei... inesorabilmente incateneremo anche l'Eterno, per forza, non c'è nessun'altra possibilità. Chi si lega a Maria adesso inevitabilmente, inesorabilmente viene portato in questo mondo, non c'è dubbio su questo. Io sono assolutamente convinto, cioè non è un caso che San Luigi Monforte sia vissuto 2 secoli abbondanti prima di
di Luisa, no, neanche troppo abbondanti, 2 secoli circa prima di Luisa, e che quello che ha scritto sia veramente stata una tappa propedeutica a questo. Cioè, la vita nella divina volontà è la vita di Maria. Su questo è assolutamente, non c'è proprio nessun'ombra di dubbio. E siccome la quintessenza della devozione alla Madonna è l'imitazione di Maria, chi vuole essere un'altra Maria vivente, parlante, operante, chi vuole in tutto essere, tra virgolette, degno di lei, molto tra virgolette perché nessuno può essere degno di lei, però si capisce il senso, non ha altra scelta che fare la sua stessa vita. La Madonna non guarda nient'altro, non guarda nient'altro ovviamente come con sguardo di compiacenza, no? È evidente che lei, come abbiamo visto, la sua tenerissima maternità divina la rende legata, vigile, sollecita, attenta, maternamente amante nei confronti di ciascuna creatura, che tratta come pupilla dei suoi occhi, come se fosse l'unica. Però è evidente che anche la Madonna non può che compiacersi se e quando vede qualche anima vivere la sua stessa vita, perché sa che quella è la vita beata, perché sa che quello è lo scopo della creazione. Noi siamo stati creati da Dio per questo. E Dio ci ha creati per poter vedere questo spettacolo in noi, perché è uno spettacolo. Rapì il Verbo fin nel suo seno. Tante volte ho meditato questa cosa. Lo ha rapito. Cioè, quando in mistica il rapimento è un fenomeno, e dice Santa Teresa nel Castello Interiore, quando si ha un rapimento, il ratto si chiama anche, no? Ratto significa anche veloce, no? È un fatto istantaneo, cioè Dio vuole l'anima, vuole attrarla a sé, vuole portarla a sé, e non ci si può fare niente. Non è una cosa che si possa respingere. I santi, i mistici dicono, quando l'avverti tu prova subito a respingerlo, perché tanto se viene, se, perché quelli che vengono, che simula il diavolo, se uno li respinge cessano. Ma quelli che vengono da Dio può respingerli quanti le pare, insomma, no? Non è possibile impedirli. Nell'incarnazione c'è stata una sorta, ovviamente per analogia, ma di fenomeno del genere, cioè era tanto compiaciuto il Verbo nel vedere ciò che faceva questa creatura nella divina volontà, ed era così tanto bella, pur essendo una creatura, che non vedeva l'ora. E a un certo punto si è quasi sentito, come dire, si è quasi come sentito rapire. Attrarre, aspirare. Non vedeva l'ora. Qualcuno ha scritto, e a mio avviso ha scritto benissimo. Ci ho ripensato nei giorni scorsi. Che diceva, qualcuno dice, ma perché Dio ha creato l'uomo nonostante che tutti i peccati che sarebbero successi? Perché non ha sterminato la razza umana prima del diluvio, con la degradazione che c'erano? Qualche autore mariano ha scritto molto bene, perché? Perché ancora Maria esisteva soltanto nel pensiero di Dio, non era ancora, non l'aveva ancora vista operante sulla terra, nel tempo. È motivazione più che sufficiente creare e lasciare in vita la terra per poter, per quei 72 anni che è stata circa sul pianeta Terra. Dico 72 perché c'è la corona francescana, ecco, che è composta dalle 72 Ave Maria, il ricordo di questa pia tradizione che appare poi tra l'altro abbastanza attendibile. Ma quei 72 anni sono stati qualcosa di impressionante, e quei 72 anni sono anche il fondamento della gloria infinita perdurante in cielo. Cioè, il giorno che la Madonna è stata assunta in cielo è successo qualcosa, insomma, È stata la festa della divina volontà, l'hanno aspettata, ecco, per glorificarla.
perché doveva entrare in paradiso l'unica creatura che se n'era fatta completamente imperare e dominare da lei. In quel giorno la mia volontà ricevette i primi onori, la gloria e il frutto abbondante del suo lavoro nella creazione, e incominciò la sua festa che mai interrompe per la glorificazione del suo operato nella mia diretta madre. Tutte le opere di Dio sono perfettamente state glorificate da quello che la Madonna ha ininterrottamente fatto sulla terra. E allora dobbiamo fare il nostro l'invito, eh. Non vuoi tu dunque ripetere le mie stesse preghiere? Perciò ti ho chiamato nel mio volere affinché ti associ con noi e segua e ripeta gli atti nostri. C'è molto da ringraziare anche te, oh Santa Vergine Divina Maria, per tutto quello che hai fatto. E chiudere questa meditazione rivolgendoti quella benedetta preghiera. Possano le nostre anime sentire, avvertire quel disgusto, quell'orrore, quel fremito. Era questa, mi sembra, la parola usata dagli scritti. Che tu avvertisti al tuo concepimento, al solo pensiero di poter fare un solo atto di volontà tua, vedendo, comprendendo, intuendo la rovina che la volontà umana aveva portato sul pianeta Terra e che continua incessantemente a portare. Se parte questo, noi cominceremo a camminare speditamente verso il regno della Divina Volontà. Se questo non parte, come dice la Scrittura, continueremo a camminare, a zoppicare ad entrambi i piedi e ad avere passo insicuro, instabile e vacillante. Come dice un altro scritto, un giorno faremo la volontà di Dio, un giorno faremo la volontà nostra. E non si sa che fine che faremo e a che approdo arriveremo. E poi tu ci permetterai, ecco, di prendere i nostri sogni e nel segreto del nostro cuore offrirli alla Divina Volontà, chiedendogli che almeno al tempo della vita eterna, quando lasceremo questo mondo, possano diventare realtà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.